L'ultima volta abbiamo visto qualche cosa di abbastanza importante, oddio, un po' tutto qua è importante perché è tutto legato, come vedrete. Si trattava di questo: dato una varietà chiusa connessa n dimensionale, Hn è isomorfo o a z o a 0. E quando è che è isomorfo a z? Quando è possibile orientare tutti gli n simplessi coerentemente, nel senso che tutte le volte che ne ho due adiacenti, cioè che abbiano un n-1 simplesso in comune, l'orientazione indotta su questo n-1 simplesso, quando faccio il bordo dei due, sia opposta, cioè quando faccio il bordo della somma dei due n simplessi, in quell'n-1 simplesso che è loro faccia comune, lui riceva 0 come coefficiente, cioè si annulli il suo contributo. Se sono tutti coerentemente orientabili, allora la somma degli n simplessi coerentemente orientati è un generatore della omologia n, è un rappresentante di un generatore dell'omologia in grado n, e viene chiamato questo rappresentante classe fondamentale. Quando io parlo di una varietà orientata, intendo una varietà orientabile, virgola, la scelta di una delle due possibili classi fondamentali. Sì, perché potrei naturalmente orientare tutti gli n simplessi in modo opposto e ottenere un'altra classe fondamentale, opposta di quella precedentemente scelta. Da questa nozione, oltre a dare la nozione di pseudovarietà n dimensionale, cioè un ambito un po' più ampio di quello delle pure semplici varietà, in cui ancora vale questo teorema sul Hn e quindi la possibilità di definire orientabile e non orientabile, va bene, abbiamo parlato delle somme connesse, ma importantissimo per il capitolo successivo, abbiamo definito il grado di una mappa. Visto che di una mappa fra varietà orientate, quindi ho m, una sua classe fondamentale z, n, una sua classe fondamentale xi, allora una mappa F da Mn induce un omomorfismo fra le omologie in grado n dell'uno e dell'altro, e allora siccome ognuno è di questi gruppi di omologia è isomorfo a z, quella mappa corrisponderà alla moltiplicazione per un certo intero che viene chiamato il grado di quella mappa. Bene, questo per varietà con bordo vuoto. Che cosa succede se abbiamo bordo non vuoto? Allora, intanto che cosa si può dire? Se ho un bordo non vuoto, non ho nessuna speranza di avere un ciclo non banale. Perché? Ma perché ci sono quegli n-1 simplessi per Hn, come vediamo poi invece Hn m, bordo può essere non banale, ma sicuramente Hn di m è banale. Perché? Perché ci sono quegli n-1 simplessi di m punto, cioè del bordo, che sono faccia di un solo n simplesso. Ma questo ci dice che se io voglio bordo 0 in Hn di m, allora devo necessariamente moltiplicare per 0 tutti gli n simplessi. Nel senso che, come prima, abbiamo la forte connessione, non abbiamo più la non ramificazione, perché ci sono degli n-1 simplessi che sono faccia non di due, ma di un solo n simplesso, ma la forte connessione, il fatto che se io prendo due n simplessi qualsiasi, esista una successione finita nn-1 nn-1 simplesso che porta dall'uno all'altro, questo continua ad essere vero. Perciò continua ad esserci quella propagazione del coefficiente in valore assoluto che c'è in un ciclo nel grado n, nel senso che
il fatto che ci siano n-1 simplessi che appartengono, che sono faccia di un solo n simplesso, costringe questo n simplesso ad avere coefficiente 0 e quindi qua a domino si estende il fatto che deve essere 0 il coefficiente di ogni n simplesso in un dato ciclo, cioè l'unico ciclo che abbiamo in grado n per hn di m è banale. E HN di MM punto, beh, abbiamo di nuovo il fatto che io posso avere la situazione in cui gli N simplessi sono comunque orientabili coerentemente, nel senso che quando, quello detto prima, quando prendo due N simplessi con un N-1 simplesso in comune, l'operatore di bordo su questi n simplessi dà orientazioni opposte sull'n-1 simplesso faccia comune. Allora abbiamo che cosa? Che se possiamo orientarli coerentemente, di nuovo la somma di loro coerentemente orientati che cosa ci dà? Non ci dà, ripeto, un ciclo in HN di M. Ma ci dà una catena il cui bordo però finisce dove? Il bordo sarà costituito esattamente dagli n-1 simplessi che sono faccia di un n simplesso solo, cioè esattamente quelli di m punto del bordo. Ma allora questa catena, pure è semplice catena, se la vediamo in Sn di m, diventa un ciclo in Sn di mm punto. Bene, allora che cosa succede quando vado a fare questo bordo? Questo bordo sarà lo sappiamo da prima anche se non l'ho mai dimostrato, sarà un ciclo di m punto. Ok? Ma quindi che cosa possiamo avere? Possiamo avere che se gli n simplessi di M sono coerentemente orientabili, allora HN di MM punto è isomorfo a Z, ma se non sono coerentemente orientabili, cosa succede? Che se io faccio la somma di questi n simplessi orientati come si può, cioè con le più estese orientazioni coerenti possibili, che cosa succede? Che quando vado a fare il bordo non si scarica tutto su M punto, ma ci sarà qualche n-1 simplesso non di M punto che invece che annullarsi si trova raddoppiato. Vediamo dopo un esempio. Che cosa c'è allora? Io posso con una varietà con bordo M punto non vuoto, posso di nuovo definire orientabile o non orientabile questa varietà a seconda che non HN di M, che sarà sempre obbligatoriamente 0, ma HN di M, virgola M punto sia isomorfo a Z o a 0 rispettivamente. E di nuovo, che cos'è un'orientazione? È la scelta di una classe fondamentale Z in HN di MM punto. Il grado di una mappa di coppie da MM punto a NN punto si definisce come nel caso del bordo vuoto, cioè che cosa avremo? HN di MM punto che è isomorfo a Z, HN di NN punto che è isomorfo a Z e l'omomorfismo indotto su questi gruppi di omologia sarà necessariamente la moltiplicazione per un intero e questo intero è di nuovo definito come il grado della mappa di coppie. C'è una cosa interessante, ma attenzione perché è a senso unico, se M una N varietà compatta connessa di bordo non vuoto M punto, allora se M è orientabile, lo è anche M punto.
Ma non è affatto vero il rovescio, come molto chiaro, anche semplicemente prendendo una varietà, una superficie non orientabile, dite pure il piano proiettivo per dirla più semplice, se ci faccio un buco e il buco, il bordo che salta fuori è una circonferenza, non ci sono varietà unodimensionali non orientabili, quindi è chiaro che possiamo avere una varietà non orientabile con un bordo orientabile, mentre questa proposizione dice non possiamo avere una varietà orientabile con bordo non orientabile. Allora, che sia HN di M uguale a 0, spero di avervi già convinti. E allora che cosa possiamo fare nel caso di bordo M punto connesso? Che cosa possiamo andare a considerare? Possiamo considerare la successione di omologia relativa, vale a dire vado a prendere HN di M, HN di M punto, HN meno 1 di M punto, poi dove vado a finire è poco importante. Quello che mi interessa è che qua ho uno 0, quindi qua quello che ho, ricordiamoci che stiamo parlando di una varietà orientabile, quindi qua abbiamo z, ma quello che mi interessa è che avendo 0 qua abbiamo una mappa iniettiva, ma allora se è iniettiva, visto che questa è una varietà n-1 dimensionale, vale il teorema di primo con n-1 che sostituisce n, vale a dire questo HN-1 di questa varietà N-1 dimensionale o è Z o è 0, ma questa è una mappa iniettiva e quindi questo necessariamente deve essere 0. Ok? Quindi vedete che anche se non andiamo a stringere fra due zeri, possiamo avere delle informazioni molto utili dalla successione esatta di omologia. Bene, se fissiamo una classe fondamentale Z, la classe che otteniamo proprio. Allora, Enrico, HN di M è uguale a 0 per le ragioni che ho detto prima, le ripeto volentieri. Allora, siccome M punto non è vuoto, vuol dire che è fatto da N-1 simplessi che sono faccia di un n simplesso solo. Fin qua ci siamo? Allora, però che cosa succede? Vai a prendere quell'n simplesso. Aspetta che ci appoggiamo a una figura. Allora, io vado a prendere M punto. Ho degli n-1 simplessi che sono faccia di un n simplesso solo, mentre tanti altri sono faccia di esattamente due simplessi. Ma continua a valere il fatto che c'è la forte connessione, vale a dire io prendo questo simplesso e prendo un altro simplesso, questo n simplesso, questo qua, esiste una successione nn-1, 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 n simplesso, per cui il discorso, se io ho un certo n ciclo, questo deve essere fatto dalla somma di tutti con lo stesso coefficiente a meno del segno. Che cosa mi dice? Che questo in un ciclo n dimensionale di M, questo simplesso qua deve avere necessariamente lo stesso coefficiente che ha questo n simplesso
a meno del segno. Sì, ma questo n simplesso deve avere coefficiente 0. Perché? Perché se no, quando io vado a fare il suo bordo, questo simplesso qua si becca il suo coefficiente non nullo. Mentre qua io potrei dire questo si può annullare perché ho questa orientazione coerente fra questo e questo. Perciò quando vado a fare il bordo di questo n simplesso, lui viene orientato all'insù. Quando faccio il bordo di questo n simplesso, lui è orientato all'ingiù e quindi si annulla. Lui non può essere annullato dalla compresenza di due n simplessi. Tutto il suo coefficiente lui lo riceve dall'unico n simplesso di cui è faccia. Perciò questo n simplesso qua deve avere coefficiente 0, ma allora deve avere coeffìcente 0 questo, se no questo n-1 simplesso si beccherebbe nel bordo del ciclo, non sarebbe un ciclo se non perché si beccherebbe il coefficiente di questo, perciò anche questo deve avere 0, anche questo, anche questo, anche questo e anche questo deve avere coefficiente 0. Ricavo perciò che l'unico n ciclo che possiamo avere in Sn di m, cioè per la omologia Hn di m, è il ciclo banale. Ok? Spero di averti convinto. Ok, ma quando io vado nella successione che ho scritto un momento fa, vado a considerare l'immagine della classe fondamentale di HNMM punto, e beh, io ottengo che cosa? Allora, si può vedere che cosa? Che io non vado, questa è iniettiva, ma è proprio la moltiplicazione o per 1 o per n meno 1 o per 1 o per meno 1. Nel senso che, proprio per le considerazioni che abbiamo appena fatto, scusate, per le considerazioni appena fatte, io che cos'ho? Un generatore qua dentro è, allora, il fatto che qua ci sia z mi dice tutti gli n simplessi sono coerentemente orientabili e una classe fondamentale è data da 1 per ognuno di questi n simplessi. Perciò cosa succede? Quando io vado a fare l'operatore di bordo, vi ricordate come funziona, scusate, l'operatore, l'omomorfismo di connessione? L'omomorfismo di connessione come è fatto? Dice, prendi per l'omologia relativa, dice, prendi un ciclo dell'omologia relativa, eccolo qua. Vallo a considerare invece non in Sn di mm punto, ma in Sn di m. Benissimo, è sempre lui, ma non lo vedo come ciclo perché in m è una pura e semplice catena. Non dà zero quando faccio il bordo. Fanno il bordo, ecco che viene fuori lui. Questo bordo si trova in m punto e quindi ed è anzi nell'immagine di un omomorfismo iniettivo. Quindi vallo a vedere come ciclo nel grado n-1 di m punto e tale è. Molto bene. Ma chi è? Bene, siccome tutti questi n simplessi avevano coefficiente 1, allora qua questo simplesso, quando io vado a fare il bordo, si trovano con coefficiente 1. Adesso il discorso però qual è? Attenzione, avevamo su M punto fissato questa orientazione? Benissimo, allora abbiamo moltiplicazione semplicemente per 1. Avevamo l'orientazione opposta, abbiamo moltiplicazione per meno 1. Vale a dire, non ho altri omomorfismi iniettivi come potrebbe essere moltiplicazione per 2 o per 3. Non è che facendo il bordo di un n simplesso, un n-1 simplesso del suo bordo possa acquisire coefficiente 2. Acquisirà o coefficiente 1
o coefficiente meno 1. Ma quello che importa è che da una classe fondamentale di mm punto andiamo in una classe fondamentale di m punto, che può essere o quella che avevamo fissato a priori o la sua opposta. Comunque una classe fondamentale, cioè un generatore di HN-1 di M punto. Benissimo, andiamo a fissare questa. Se tu avevi fissato l'altra, no, cambiala, e quella che stiamo considerando viene chiamata orientazione indotta su M punto dall'orientazione fissata in MM punto. Perciò, in questo esempio di un toro, come vedete qua, con un buco, io vado a fissare un'orientazione perché fisso un'orientazione coerente per tutti gli n simplessi, mi viene fissata un'orientazione indotta su M punto. Ok? Questa che vedete è l'orientazione indotta su M punto dall'orientazione fissata su M virgola M punto. Questo è importante per il capitolo successivo. Bene, una varietà non connessa, compatta però, si dice orientabile se tutte le sue componenti connesse sono orientabili, non orientabile se anche una sola delle componenti connesse è non orientabile. Abbiamo una questione particolare in cui dobbiamo adottare una convenzione quando arriviamo allo spazio costituito da un solo punto, diciamo la boccia zero dimensionale che consideriamo coincidente con il proprio interno. Allora la consideriamo orientabile per convenzione, e come orientazione su questo spazio diamo l'attribuzione formale di un segno più o di un segno meno. E quindi anche qua abbiamo due possibili orientazioni. Ovviamente dobbiamo farlo a parte, perché mentre già con un 1 simplesso, per esempio, abbiamo due vere e proprie possibili orientazioni, o UV o VU. Con un oggetto solo, ovviamente questo non si può fare, ma diamo l'attribuzione formale di un segno più o meno. Adesso c'è un qualche cosa che va bene, richiede un po' di immaginazione spaziale. Ma vediamo. Allora, mettiamoci en più 1, quindi abbiamo n più 1 coordinate, e andiamo a prendere dentro a en più 1 Sn, cioè l'insieme dei punti a distanza 1 da un punto, nella fattispecie dalla n più 1 planulla. Bene, la riflessione F con I è definita come quella che prende un punto di Sn, x0, xi, xn, e lo manda in x0, xn, tutte le componenti lasciate inalterate, tranne che la xi che viene invece cambiata di segno. Bene, dimostreremo che il grado di Fi, qualunque sia i, è sempre meno 1. Ne deduciamo in modo Anzi, prima vi faccio vedere la deduzione, che la mappa antipodale, che invece rovescia il segno di ognuna delle componenti, delle coordinate del punto di Sn che stiamo considerando, si dimostra che il grado della mappa antipodale è, questo dipende dalla dimensione, è meno 1 se n pari più 1 se n dispari. E la dimostrazione di questa, di questa seconda parte, scusate, la dimostrazione di questa seconda parte è molto semplice. Perché posso considerare alfa come composizione di tutte le riflessioni. Cambio il segno di xn, cambio il segno di xn-1, bla bla bla, fino a cambio il segno di x0. Benissimo, ma allora il grado
Effettivamente, siccome il grado da dove proviene, proviene da un omomorfismo di omologia indotto dalla mappa. Bene, ma allora l'omomorfismo indotto sulla HN di SN da alfa sarà la composizione degli omomorfismi indotti da F0, F1, FN. Siccome ognuno di questi omomorfismi è il prodotto per meno 1, allora io ottengo che il grado di alfa è effettivamente il prodotto di tutti questi meno 1. E quanti sono? Beh, sono N più 1, da cui scusate. Da cui l'enunciato e dagli, scusate. Bene, ma andiamo a vedere questa cosa. Allora, la dimostrazione la facciamo per F0, ma spero che non vi confonda il fatto di dire che questo non fa cadere la generalità. Tutte le riflessioni sono riflessioni, ribaltamenti rispetto a un iperpiano, e quindi tutti gli iperpiani si trovano nella stessa condizione, quindi tutti i ribaltamenti compiono la stessa cosa, e quindi il grado dimostrato per F0 è lo stesso anche per gli altri. Ma mi importa di usare proprio F0 perché adesso vado a considerare questi emisferi e iota più dati da che cosa? Dati dai punti che appartengono a S iota contenuto in SN, quindi una sfera di dimensione più piccola che io trovo dove? Che io trovo nel sottospazio x iota più 1 uguale a 0, x iota più 2 uguale a 0, x n uguale a 0, e quindi questi x 0, x iota con x iota maggiore di 0. Ok? Questo sarà il mio e iota più. Maggiore senza uguale, ma poi andrò anche a considerare la chiusura. E iota meno è S iota meno la chiusura di E iota più. Allora, cosa succede quando io vado a operare F0 su ognuna di queste SN, SN-1, eccetera, e su questi particolari emisferi. Qua è un disegnino, è d'obbligo. Perché se io vado a considerare x0, x1, x2, quindi partiamo da quella che possiamo, l'unica che possiamo realmente vedere, in realtà anche S3, vabbè, ma stiamo su quello che vediamo effettivamente. S2 è questo. Bene, allora chi è E2 più? Cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a considerare x0, x1, x2, quindi non andiamo in nessun sottospazio e andiamo a prendere i punti di S2 con X2 maggiore di 0, ma siccome ci mettiamo la sbarretta di chiusura, maggiore o uguale a 0. Quindi questo è E2 più segnato, chiusura. Ora, cosa fa F0? Come vedete, F0 non manda questo emisfero settentrionale nell'emisfero meridionale, ma rivolta come un calzino, in un certo senso, l'emisfero settentrionale, lo manda in se stesso rovesciato. Andiamo a vedere E1 più. Vuol dire che abbiamo preso x2 uguale a 0. Ci troviamo perciò nell'iperpiano, in questo caso piano, x0, x1. E come fatto E1 più è con x1 maggiore di 0, e se ci metto
la chiusura maggiore uguale a 0. Di nuovo la F0, ribaltamento che cambia il segno solo all'X0 dei vari punti, non mi manda il rosso qua nel blu, ma mi manda il rosso in se stesso. Anche questa volta questo emisfero viene mandato in se stesso ma rovesciato, finché arriviamo dopo a E0 più, se volete, che è questa volta dove nel sottospazio x2 uguale a 0, x1 uguale a 0, ci troviamo perciò su questa retta e 0 più è il punto P, e questa volta sì, ma solo questa volta, solo alla fine l'emisfero settentrionale viene mandato nell'emisfero meridionale. Tutte le volte precedenti l'emisfero che stiamo considerando viene mandato in se stesso ma rovesciato. Bene, allora quello che succede è questo diagramma commutativo. Qua adesso c'è una cosa da precisare, ve la preciso a mano. Vediamo quello che possiamo dire senza nessun problema. Senza nessun problema posso dire che Hn tilde di Sn è isomorfo a Hn di Sn virgola il suo emisfero meridionale chiuso. Perché? Perché questo è n meno chiuso o non chiuso, è contraibile, perciò è come fare Hn di Sn virgola un suo punto, e questo sappiamo che è isomorfo a Hn tilde di Sn. Bene, fin qua nessun problema, e anche sotto. E abbiamo quindi F0 asterisco che ci manderà in un modo ancora da scoprire Hn tilde di Sn in Hn tilde di Sn. Che vuol dire anche che manda Hn di Sn virgola En meno chiusura in se stesso. Il fatto importante è proprio che F0 manda anche En meno in se stesso. Va bene? Adesso abbiamo un passaggio magari un pochino critico che viene dal teorema di escissione. Il passaggio critico è questo qua. Perché? Perché in realtà io di nuovo in che condizione sono? Sono di poter usare l'escissione, ma non direttamente così. Io l'ho scritto così per abitudine. Per abitudine simpliciale, se volete, ma anche perché, vabbè, vediamo un po' come stanno le cose. Io vado a prendere Sn, fatemi fare al solito un disegnino. L'emisfero, vabbè, mettiamo qua. No, mettiamolo in un colore diverso. Questo emisfero meridionale. E adesso che cosa vado a dire qua? Che questo è isomorfo a En più Sn meno 1. In realtà, chissà se vi ricordate il mio tropico del, cioè
calotta settentrionale estesa fino al tropico del Capricorno, quello che ho chiamato già. Allora, che cos'è che abbiamo? Abbiamo in realtà che se io vado a fare quello che posso fare è l'inclusione allora vediamole scusate vediamole una per una quella che mi interessa è n segnato più virgola sn meno 1 bene. Questo lo posso vedere come contenuto, anzi, come ritratto di che cosa? Di capr, virgola, capr meno e n più e questo io lo posso vedere come contenuto in sn virgola e n meno segnato, nel senso che qua io ho che questo è un ritratto di questo. Un ritratto forte per deformazione di questo, perciò l'omologia sarà la stessa e qua effettivamente io che cos'ho? Ho qua mi, sapete qual è la mia indecisione? Che devo dare un altro nome e non ho più colori. Vabbè, lo facciamo in nero. Fatemi chiamare questo sud. Ecco, io come posso vedere capr? Lo posso vedere come sn meno sud e capr meno en lo posso vedere come en meno chiuso meno sud. Ok? E quindi qua posso applicare le scissioni. E quindi ecco che in omologia io perciò ho torna tutto. Sì. Ok? In omologia ho isomorfismo qua perché questo è un ritratto forte per deformazione di questo e omologia isomorfismo di omologia qua per il teorema di escissione. Dopodiché che cosa succede? Che io invece ho isomorfismo per la successione esatta
di omologia relativa, nel senso che qua ho l'omomorfismo di connessione, andiamo comunque a scriversi anche questo, quindi ho n più Sn-1. N di ci mettiamo a tilde n-1 tilde di sn-1 poi in hn-1 tilde di più chiuso, ma questo è 0, perciò qua l'isomorfismo che viene dichiarato. Bene, dopodiché ci ritroviamo nella stessa situazione di qua, questo è un sottospazio contraibile, perciò la omologia relativa di questo è isomorfa all'omologia ridotta di Sn-1 e così via e così via. Ma quello che vedete è che io parto da Hn tilde di Sn, passo Hn-1 tilde di Sn-1 e poi passerò Hn-2 tilde di Sn-2 e infine arriverò fatalmente ad H0 tilde di S0 e H0 tilde di S0. Bene, ma io so bene che cosa succede quando vado a fare H0 tilde di S0. Intanto, come è fatta H0 tilde di S0? Beh, abbiamo solo due punti P e P', e come è fatto un generatore di H0 tilde di S0? Ricordiamoci che sono differenze di punti appartenenti a componenti connesse per archi diverse. Benissimo, e allora possiamo per esempio avere come generatore P-P'. Potrebbe anche essere l'altro, ma fissiamone uno, è P-P'. Bene, nel momento in cui io vado a fare F0, io scambio P con P', e quindi al ciclo P-P' viene fatto corrispondere il ciclo P' meno P, che è esattamente il suo opposto. Perciò io riconosco che F0 asterisco è la moltiplicazione per meno 1, è l'omomorfismo che cambia il segno ad ogni elemento. Ma allora, a domino, questo meno 1 si propaga fino in fondo. Sarà per commutatività di tutti questi diagrammi, sarà meno 1 qua, sarà meno 1 qua, qua, qua e qua. Per cui F0 da Hn tilde di Sn a Hn tilde di Sn ha lo stesso effetto e il grado è uguale a meno 1. Bene, allora questo è il momento per fare una pausa perché poi passiamo ai CW complessi. 54, facciamo 55, riprendo alle 10:05 la registrazione, ma intanto naturalmente potete scrivermi o farmi a voce qualche domanda.